Radio Magazin. Hier ist die Deutsche Welle. Ici la Voix de l'Allemagne. Radio Svizzera Internazionale. This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Singapore, Guangdianhai, Disan, Guangguan. Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bonsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira. Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi vi presenteremo il libro L'Inferno TV, dedicato alla legge Gasparri, insieme all'autore Carlo Rognoni, al senatore Vittorio Siniscalchi e al deputato Paolo Gentiloni. Apriremo poi il capitolo della sicurezza delle reti con Umberto Paolucci, presidente della Microsoft Italia, e infine sentiremo quali novità ci sono al Corecom Lazio dalla voce del professor Gallippi. Tempo permettendo, avremo il consueto angolino con le notizie dal mondo delle comunicazioni. Prima però vi ricordo che il nostro sito web è www.radiomagazine.net, il nostro recapito postale è www.radiomagazine.net, casella postale 2210, corso meridionale 80143, Napoli. E buon ascolto a tutti! Opposizione assopita o peggio priva di mezzi di espressione, e poi Ciampi che rompe il silenzio e rimanda la Gasparri alle camere. Lucia Annunziata, il presidente della RAI, è stata una delle prime a opporsi al governo, prima negli scontri pubblici contro il ministro Gasparri e infine la settimana scorsa durante la domenica sportiva, quando Berlusconi aveva impegnato 20 minuti di trasmissione per parlare del suo intervento tecnico con la squadra di calcio del Milan, dove imponendo due punte ne aveva decretato la vittoria contro l'Inter per 3-2. Un intervento che è apparso una propaganda elettorale e che ha suscitato l'ira di Annunziata, ma anche di quanti pensano che la presenza di Berlusconi un po' dovunque non sia altro che un disegno ben preciso per scalare la vetta del potere e riguadagnare quell'audience che invece sta perdendo con i telegiornali di Emilio Fede. 7 più a Maurizio Costanzo, che invita improvvisamente D'Alema e Bertinotti, i leader dell'opposizione, nel suo show serale. Di nemici o almeno di oppositori il Cavaliere ne ha tanti, e oggi analizziamo un libro presentato nella rassegna Galassia Gutenberg di Napoli dal titolo Inferno TV, Berlusconi e la legge Gasparri. L'autore Carlo Rognoni ce ne illustra i contenuti. Il contenuto, diciamo, è la storia di un anno e mezzo di lavoro parlamentare, con tutti i retroscena, anche un po' di aneddoti, un po' di storie che magari sui giornali non si leggono, di come è nata la legge, di come si è sviluppata in Parlamento e di quali sono gli aspetti della legge che mi hanno stimolato a scrivere un libro per spiegare ai cittadini che si sta facendo una brutta riforma. Ecco, mi sembra che una delle caratteristiche, no, della legge Gasparri sia quella anche di proteggere i minori, no, questa è una parte qui, però poi in sostanza i programmi per i ragazzi, i cartoon sono continuamente interrotti dalla pubblicità, che non credo che faccia bene, insomma, no? No, certo, però diciamo che in effetti mentre la legge è molto brutta sul piano dell'antitrust, quindi delle regole del mercato, c'è un articolo proprio dedicato ai minori che è più avanzato di altri, quindi diciamo non è tutto da buttare, quello è un articolo che se poi venisse applicato davvero potrebbe essere una buona cosa, ma il problema è che la legge, questo articolo sui minori è stato introdotto dopo, la legge nasce per un obiettivo molto preciso, che è quello di cambiare le regole dell'antitrust. Oggi c'è una situazione duopolistica, la Corte Costituzionale ci ha detto al Parlamento fate qualcosa perché questa è una situazione brutta per la democrazia italiana. E in realtà questa legge, anziché creare le condizioni perché nascano nuovi imprenditori, rafforza il duopolio. Ecco, noi siamo qui alla fine del libro, no? Credo che anche questa volta ci sia questo confronto fra il modo tradizionale di fare cultura e, diciamo, la multimedialità. Sì, diciamo che uno degli aspetti, anche
anche qui, che in teoria sarebbe positivo se non fosse strumentalizzato ai fini di interessi di parte, è che questa legge prende atto che siamo in una fase di rinnovamento e quindi la multimedialità sta nascendo davvero, il digitale è non solo una realtà per il satellite, lo è per il cavo, il computer è il linguaggio del domani e lo diventerà anche della televisione tradizionale che conosciamo. Il problema è che lo diventerà, non lo è da ieri, come la legge pretende, per poter calcolare le nuove reti digitali terrestri e sommarle a quelle analogiche e rendere quindi fattibile la conservazione del monopoli esistenti. Ecco, ma fanno bene gli editori ad avere paura dell'ebook. Diciamo, ci sono delle innovazioni tecnologiche che può darsi che facciano paura all'inizio, ma insomma gli editori più avvertiti devono confrontarsi con la nuova realtà tecnologica, che non toglie affatto che il libro, quando è scritto, fisicamente piace, perché io ho visto che il risultato di molte esperienze, dice, per quanto le tecnologie avanzino, anche i giovani con i computer vengano coinvolti eccetera, ma poi il libro ha una sua materialità che non viene mai dimenticata e quindi c'è spazio, come quando venne la televisione si disse sono finiti i quotidiani, non è vero, si aggiungono nuove sperimentazioni, nuove realtà. Fin qui Carlo Rognoni, autore del libro L'Inferno TV sulla legge Gasparri. Alla presentazione era presente anche Vittorio Siniscalchi, senatore dei DS. Il libro di Carlo Rognoni, Inferno TV, nasce dalla esperienza parlamentare di questo nostro parlamentare, che essendo un grande giornalista si è dedicato prevalentemente ai problemi della legge Gasparri. Il libro è molto interessante perché contiene una serie di riferimenti ad atti parlamentari, ma ricostruisce anche il retroscena di questa legge, anche con dei riferimenti che sono stati usati nel dibattito parlamentare e che hanno dato vita anche al rinvio alle Camere da parte del Presidente Ciampi, ma offre uno spaccato completo anche di alcuni retroscena che non si conoscevano. Ecco, ma come si concluderà la vicenda di questa legge Gasparri? Questa legge con ogni probabilità finirà poi dopo alla Corte Costituzionale, perché i vizi di costituzionalità lamentati dal Presidente Ciampi in effetti sono stati riprodotti paro paro. Ecco, come giudica la grande quantità di canali disponibili via satellite, via cavo, alla fine poi disorientano, no? Certo. Quello non è più soltanto un elemento di pluralismo che sarebbe positivo, è un elemento di pluralismo apparente, perché poi i canali ufficiali vengono gestiti solamente da una persona, sia nelle vesti di imprenditore mediatico e sia nelle vesti, ecco, poi alla fine chi spera di trovare dell'informazione trova disinformazione, no? Se non disinformazione certamente trova una parcellizzazione di notizie che non hanno poi viene distolto, soprattutto viene allontanato. Sono d'accordo. Da Vittorio Siniscalchi, senatore DS, passiamo a Paolo Gentiloni, deputato della Margherita. Come si concluderà ci vorrebbe un mago, al momento è stata accantonata, direi che si sommano due problemi, il malessere politico della maggioranza e una legge che tutte le autorità di garanzia hanno più volte criticato. Al momento non mi pare che ci sono le condizioni perché la maggioranza la ripresenti in Parlamento, quindi direi che al momento attuale la Gasparri nel freezer, mi auguro che la maggioranza invece di tenerla per mesi nel freezer a un certo punto riapra un dialogo correggendo la legge. Ecco, mi pare che ultimamente nella legge voglia tutelare i minori, ma poi in sostanza di fatto i programmi vengono interrotti continuamente dalla pubblicità, i programmi per i ragazzi, no? Sì, si è fatto qualcosa sul tema dei minori, ma come dimostra chiunque che guardi la televisione non si è fatto abbastanza. Non credo che però il problema si risolva con la legge Gasparri, bisognerebbe risolverlo dando al codice di tutela dei minori più forza di legge. Fin qui Paolo Gentiloni, deputato della Margherita, che ha concluso il nostro speciale dedicato alla presentazione del libro L'Inferno TV di Carlo Rognoni sul dibattito ancora aperto della legge Gasparri. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. E
apriamo il capitolo della sicurezza delle reti. Perfino il presidente Liikanen è recentemente intervenuto per condannare lo spamming, i cosiddetti messaggi spazzatura che inondano la rete e i programmi della posta elettronica. A tale proposito, sentiamo Umberto Paolucci, presidente della Microsoft Italia, per sapere come si sta muovendo la sua azienda per combattere il fenomeno. Sì, certamente noi siamo stati e siamo molto attivi da questo punto di vista in molti sensi. Uno è sul software, in modo di mettere sempre più strumenti in mano agli utilizzatori del nostro software per dirigere il traffico, per decidere loro che tipo di messaggi vogliono avere, chi è abilitato a riempire le loro caselle di posta o no. Quindi questi strumenti sono sempre più facili, strumenti non solo per lo spam, ma anche proprio per la sicurezza, per la privacy, per l'integrità dei contenuti dei computer che le persone, le famiglie e le aziende hanno. E soprattutto tutto questo deve essere fattibile in modo semplice, quindi non ci devono essere conoscenze, esperienze, tecnicalità particolari, ma deve essere tutto quanto molto semplice e molto automatico. Questo è un lato. L'altro lato è quello della possibilità di avere delle leggi, in particolare delle leggi federali, delle leggi, delle direttive europee, che tengano conto di questo fenomeno per stroncarlo, non solo per il danno che crea in termini di traffico inutile, di tempo perso, ma perché spesso si porta dietro altri reati. L'oscuramento in numerosi paesi del mondo dei siti internet di grandi giornali come New York Times o BBC ci fa tornare alla mente il jamming, la guerra delle onde, le interferenze praticate nei confronti delle radio occidentali durante la guerra fredda, ma anche fenomeni più preoccupanti come 14.000 uffici postali bloccati da un virus. Chi può esserci dietro a tali manovre? Ce n'è di tutto, quello che conta è che gli strumenti per prevenire questi attacchi che esistono nella totalità dei casi, siano semplici da usare, cioè vengano adottati effettivamente. Non basta che gli strumenti esistano, che gli antivirus esistano, ma bisogna che gli utenti li utilizzino e li installino. E perché questo accada bisogna che siano più semplici. Questa è la direzione sulla quale noi stiamo lavorando. Cioè i sistemi restino sicuri perché sono in grado da soli di mantenersi sicuri. Non prima c'era il jamming, la guerra delle onde, adesso la guerra delle onde si è trasferita sulla grande rete. La guerra è sulla grande rete. È uno spazio importante, uno spazio economico importante, quindi ogni tipo di azione, anche illegittima, purtroppo anche quel teatro. Fin qui Umberto Paolucci, presidente della Microsoft Italia. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Non ha avuto problemi col passaggio ai nuovi gestori della rete telefonica che permettono più o meno vantaggi economici, canone zero, vacanze premio e altri strumenti di marketing che poi si concretizzano in un nulla di fatto. Per combattere questi fenomeni e anche le frodi sulla rete, la tutela dei minori e il controllo dei programmi TV, ci sono adesso delle novità, così come sentiamo dalla voce del professor Angelo Gallippi, presidente del Corecom Lazio. Ci sono diverse novità e anche importanti. E dal 1 gennaio l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ci ha conferito 5 deleghe piuttosto rilevanti che riguardano la risoluzione delle controversie fra utenti e gestori di sistemi di telefonia, il controllo dei diritti dei minori nelle trasmissioni televisive, la verifica del diritto di rettifica, l'esercizio del diritto di rettifica sempre in trasmissioni radio-televisive, il controllo antitrust sull'editoria cartacea, quindi quotidiana, regionale, e la verifica del rispetto alle normative sui sondaggi. Quindi sono 5 argomenti piuttosto grossi. A questi si è aggiunto proprio poche ore fa, la legge finanziaria della Regione Lazio, elaborata dal Consiglio regionale, che ci ha dato anche la competenza nel settore cinematografico. In realtà il cinematografo e la televisione sono due aspetti sempre più collegati, perché adesso con il digitale è anche difficile talvolta stabilire un confine, e quindi questo aumenterà sicuramente le nostre competenze, ma penso anche i vantaggi dei cittadini della Regione Lazio. Sì, questo dei minori è forse il più rilevante degli aspetti nuovi che ci vengono conferiti con la delega dell'autorità, perché lei sa che ci sta una fascia protetta per quanto riguarda le trasmissioni, non quelle rivolte ai minori, ma tutte le trasmissioni che avvengono in una fascia oraria protetta, dalla mattina alla sera, molto ampia, devono rispettare determinati standard, per esempio non presentare scene di violenza gratuita, scene di sesso esplicito, incitamento all'odio razziale o politico o religioso, e quindi questi diritti dei minori vanno evidentemente controllati, perché solamente su scala regionale si possono fare questi controlli.
Ecco, ad esempio fino a qualche tempo fa non si potevano interrompere i cartoni animati, i programmi per i ragazzi con la pubblicità, invece adesso mi sembra che... Adesso dobbiamo aspettare come sarà la nuova legge Gasparri, perché è fissa anche diversi tetti per la pubblicità, quindi senza volere anticipare quelli che saranno poi gli aggiustamenti in itinere, però evidentemente già come stanno le cose c'è molto, molto da fare. Lei pensi che solo nel Lazio ci sono circa 70 televisioni private, quindi monitorarle tutte 70 è un'impresa non da poco. Poi ci sono anche le radio, naturalmente. Fin qui il professor Angelo Gallippi, presidente del Corecom Lazio. Amici, siamo al termine, il nostro recapito è il seguente: www.radiomagazine.net, casella postale 2210, corso meridionale 80143, Napoli. Ciao a tutti da Dario Villani. Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.